L'impronta sarà quella del 3-4-2-1, è il modulo che Massimo Brambilla ha utilizzato con maggiore frequenza e costanza nelle due stagioni sulla panchina della Juventus Next Gen. Ma nella mente del tecnico c'è una squadra camaleontica in grado di cambiare pelle a seconda delle occasioni, dell'avversario e di ciò che verrà fuori anche a partita in corso. 3-4-2-1 da alternare al 4-2-3-1 ed è su questi due sistemi di gioco che lo stesso allenatore con Canonico e il DS Roma si stanno confrontando per condividere le scelte. Perché l'interpretazione del Brambilla pensiero orienta naturalmente anche i movimenti di mercato. L'ingaggio di Danzi ne rappresenta un esempio, un centrocampista centrale dai piedi educati che garantisce equilibri, geometria e corsa in una mediana immaginata a 4, ma anche capace di mutare, magari a gara in corso, con l'utilizzo di un doppio play nel 4-2-3-1. Ho giocato con vari sistemi di gioco. Ora noi col direttore stiamo cercando giocatori utili, giocatori che possano adattarsi a due sistemi di gioco, quindi lavoreremo su due sistemi di gioco. Poi la base poi per la scelta dei giocatori, condivisa poi dal presidente e dal direttore, è che noi stiamo cercando prima di giocatori forti e bravi, degli uomini veri, gente che abbia fame. Gente che la maglia la suda dal lunedì alla domenica, perché questa è la base per partire. Al centro del progetto non può ovviamente che esserci Vincenzo Millico. Genio, classe e imprevedibilità possono spostare gli equilibri. Brambilla Millico lo conosce bene e sa già quale sarà la zona comfort del 10 del Foggia. Lo conosco da tanto perché un po' di gol quando io ero all'Atalanta e lui al Torino me li aveva fatti, quindi lo conosco bene. Ma no, è un giocatore sicuramente con qualità importanti, soprattutto in una categoria come questa. Il suo habitat naturale è sul centro-sinistra, ha questa qualità nel tiro, nel dribbling, quindi sicuramente la sua zona comfort è quella lì di farlo giocare sul centro-sinistra, dietro la punta, come attaccante esterno che si accentra a piede invertito per andare a tirare, a crossare, a creare superiorità, a fornire assist. Quello sicuramente sarà il suo ruolo.